essere anche così numerosi a questo primo appuntamento, io spero di una lunga serie. Per le ragioni che Marco diceva adesso e anche per quelli che ricordava Carlo. Allora, fatemi dire due o tre cose per inquadrare questo lavoro che noi mettiamo in piedi, che fa parte di un lavoro molto più complesso e complessivo e fa parte anche di un contesto più generale. Tanto per cominciare, noi siamo alla vigilia della più grande mobilitazione sociale, della più grande iniziativa di piazza dell'opposizione sociale probabilmente degli ultimi 15 anni con la manifestazione di Milano. Dai numeri e dalle informazioni che abbiamo, probabilmente saremo decisamente di più dell'ultima manifestazione per la pace del 5 novembre. Quindi questo è un segnale e una riflessione anche per le parole che Marco ha usato prima sul tema carcere e su tutto ciò che riguarda la privazione della libertà, non può che collocarsi in questo aspetto. Dico a Marco una cosa con affetto e con una battuta, ma che non è solo una battuta: noi non ce lo possiamo permettere di essere pessimisti, non ce lo possiamo permettere, noi dobbiamo essere ottimisti perché abbiamo bisogno di quella forza travolgente che con il pessimismo appunto non avrebbe costruito le condizioni per la mobilitazione che ci sarà domani in piazza. Prima considerazione. Seconda considerazione: io credo che in politica i simboli siano importantissimi e decidere di fare un seminario come questo in un luogo come questo assume un valore maggiore e assume per me il valore che noi dobbiamo avere la capacità non solo di costruire politiche, non solo di costruire interventi, non solo di rafforzare le competenze dei nostri e delle nostre operatrici e operatori che lavorano su questo settore, ma abbiamo anche il compito di continuare a fare cultura, che è una cultura difficilissima, controcorrente, e farlo in un posto così ha il significato che noi di questo tema dobbiamo tornare a parlare il più liberamente possibile. In modo ostinato, Don Andrea Gallo avrebbe detto in direzione ostinata e contraria, ma questo è il tema, perché il tema è tornare a fare cultura e tornare a rendere agibile questo tema nella vita di tutti i giorni, poi auspicabilmente anche nelle politiche di questo paese e dell'Europa. Terza considerazione, e qui mi ricollego di nuovo a Marco: noi abbiamo la fortuna di avere una rete sul territorio che opera in tantissimi istituti. Io vengo da un territorio della Liguria dove l'ARCI da anni lavora in tutti gli istituti della Liguria. Abbiamo bisogno, e quindi è importantissimo il lavoro di oggi che parte, abbiamo bisogno di non far sentire quelle compagne e quei compagni soli, perché già è un tema difficile da affrontare, se in più anche chi spende il proprio tempo, impegna, diciamo così, la propria professionalità, mette in campo la propria militanza e si sente anche da solo e solo rispetto alla sua associazione, io credo che questo sia un problema grande e questa iniziativa io credo serva anche a ricostruire quella rete che scopriremo essere una delle reti nazionali più strutturate che lavora oggi su questo terreno. Quindi mi sembra che ci siano tutte le premesse per fare un buon lavoro. Io vi ringrazio, non devo dire altro, perché è stato detto tutto, e diranno da Stefano in poi cose più interessanti di me. Grazie e buon lavoro. Ma grazie all'ARC